Ciao Stefania, siamo di blogdicultura.it e insomma è la prima volta che ti cimenti in un ruolo così comico. No, in realtà no. Continuano a dirlo tutti. Ti ricordiamo? No, Verdone, che non è prana, che è tutti vero. Pazzi per amore. È vero, tutti pazzi per amore, in cui sì. Peraltro c'era anche già era anche con Emilio Soffrizzi. Sì. Ma anche un altro film con Giorgio Pasotti, che anche in questo film, che si chiamava Voce del Verbo Amore. Voce del Verbo Amore. E però è la prima volta con i Manzini. È la prima volta con i Manzini, sì. Come ti sei trovata? Raccontaci un po' della tua esperienza. Mi sono trovata benissimo. E Carlo, i Manzini sono stati una scoperta, perché appunto non li conoscevo e mi è piaciuto molto lavorare con loro, perché sono delle persone che conoscono il cinema e continuano ad amarlo, quindi con grande cultura come il vostro sito. E quindi è un piacere proprio confrontarsi, parlare anche di altre cose, altri film. C'è una cultura incredibile, ma non solo sul cinema italiano, anche americano, francese. E quindi io, essendo un'appassionata di cinema in generale, mi ci sono trovata bene. E col cast mi sono trovata benissimo, abbiamo creato un bellissimo gruppo, alcuni già li conoscevo, Emilio, Giorgio. E con gli altri non avevo ancora lavorato, però insomma ci conoscevamo. Avete quindi fatto era gruppo, facile, insomma, sì, sì, abbiamo fatto gruppo. E comunque siamo tutti attori professionisti che anche credo che anche ci stimiamo, e quindi questo ci ha sicuramente aiutato a trovare un'alliance, come dicono i francesi. Ultimamente li abbiamo visti anche nella grande fiction della Rai, insomma, ricordiamo la tua interpretazione magistrale della Grande Famiglia. E quale, diciamo, se dovessi scegliere tra cinema e TV, sono due cose diverse, anche se devo dire che la grande fiction sta assomigliando sempre più al cinema. Ma guarda, secondo me sono due mezzi totalmente diversi che vale la pena sfruttare. L'importante è cercare di mantenere una qualità, questa è la cosa principale, i temi, i personaggi, le persone con cui lavori, quindi poi il cinema e la televisione appunto sono due mezzi diversi, ma sono due mezzi di comunicazione, quindi io trovo che uno è un po' come chiedere a un attore: preferisci fare la commedia o il dramma? Veramente preferisco fare tutte e due, se ci sono belle le storie, perché no? Un saluto a Blog di Cultura. Ciao, grazie. Ciao.